è musica di chi va controcorrente. Suonano le campane per Angela e uno dei suoi demoni. E uno dei suoi demoni, per l'esattezza, l'autore della canzone Cerchio di gomma. Cosa ci vuole dire questa canzone, demone? Questa canzone è nata una sera vedendo un servizio giornalistico che ricostruiva gli ultimi giorni della generale dalla chiesa e l'isolamento in cui era stato lasciato questa persona che combatteva per degli ideali da parte delle istituzioni. E poi vedendo che questa è una costante, un po' di tutti gli uomini che hanno combattuto contro la mafia, Borsellino, Falcone, eccetera. E quella sera stessa ho preso la chitarra e ho tirato giù un testo, gli accordi, e poi con gli amici del gruppo abbiamo creato un certo sound che stasera proporremo qui. E quindi è questa un po' la molla che ci ha spinto a partecipare a questo concorso. E per quanto riguarda il nome del gruppo, è prima di tutto un omaggio all'unica donna del gruppo, Angela. Il contrasto, diciamo. Esatto. E poi, se vuoi, Angela e i suoi demoni è un po' la metafora dell'inquietudine che è un po' dentro tutti noi e che gli artisti tirano fuori attraverso l'arte, quindi la musica, la pittura e quant'altro. E quindi è questo. Lascio la parola ad Angela. Come giustamente diceva Giampiero, ci ha unito, intanto ci unisce una grande amicizia in tutto il gruppo, e poi abbiamo voluto abbracciare, diciamo, questa canzone che lui ha proposto, perché è veramente un testo molto interessante. E abbiamo condiviso anche noi quegli anni, insomma, in cui la vita per chi lottava contro, per la giustizia, contro tutte le mafie, e l'abbiamo vissuta anche noi sulla nostra pelle, insomma, quindi ci ha subito colpito il testo e ci siamo subito uniti a lui per cercare di dare un sound particolare a questa canzone, che spero piacerà a tutto il pubblico stasera, e niente. Ha un sound molto particolare, lo confermo perché l'ho ascoltata varie volte. Ah, mi fa piacere. È anche molto carina. Non avevo capito il tema così importante, però ora lo ascolterò con più attenzione. Invece avete scelto anche una canzone di Gino Paoli per partecipare all'autore controcorrente? Quale avete scelto? Abbiamo scelto Senza Fine. Senza Fine, abbiamo cercato di dare anche lì un sound un po' diverso, una spolverata un po' più moderna, un brano che è veramente un evergreen, no? Diciamo un sempreverde, perché è una bellissima canzone. Sono state delle lotte feroci all'interno del gruppo per aggiustare l'arrangiamento. L'arrangiamento, sì. Perché in particolare comincia con il classico tre quarti e poi c'è un intermezzo latin in quattro quarti. Io avevo proposto anche il cinque quarti finale, ma me l'hanno bocciato. Bocciato? Lui è il tecnico del gruppo. Quindi ci avete lavorato parecchio sull'arrangiamento. Però sono curiosa. Bene, allora aspettiamo di vedervi stasera con il resto dei demoni. Le campane hanno smesso di suonare e inizierete voi tra poco. Grazie. Ciao.